Buongiorno, buon venerdì. Buongiorno anche al nostro Emanuele. Buongiorno Emanuele Pianigiani. Ciao, buongiorno da Galleria 900. Ultimo giorno che ci sentiamo, mi viene un po' di nostalgia. Però abbiamo modo oggi, Emanuele, insieme a te di parlare. Poi parleremo anche ancora del negozio, perché magari ti chiediamo qualche suggerimento per un regalino originale, eccetera. Però vorrei che tu ci parlassi dell'asta di beneficenza che ci sarà domani, se non vado errata. Sì. Domani dalle 5 alle 7 in galleria si terrà l'asta di beneficenza in favore dell'ASRO, che è l'associazione scientifica retinoblastoma ed oncologia oculare. Perché questa associazione? Perché Siena è un'eccellenza a livello mondiale nella cura dei tumori agli occhi dei bambini, e da tutto il mondo vengono a Siena per curarsi. Esatto. Per, come prima scelta per questa prima asta siamo andati sull'ASRO, poi le prossime aste sceglieremo ovviamente altre associazioni. Certo, ci sono tanti enti a cui devolvere per beneficenza. Allora, però raccontaci un po' come si svolge. Metti che io non posso venire a Galleria 900 ed è un problema, perché è sempre bene visitare il negozio, lo ricordiamo, in via Pantaneto 63 appunto ci siete voi. Ma se non potessi venire? Ci siamo dotati di tecnologia. Quindi se non potete venire di persona, le offerte possono anche arrivare fino a mezz'ora prima dell'inizio dell'asta, quindi se uno si collega al mio sito, pagina Facebook, trova tutti i riferimenti per poter fare un'offerta prima dell'asta. Ok, pagina altrimenti, Facebook Galleria 900 trattino Siena. Esatto, oppure il sito è galleria900.it. Se no, l'asta è in diretta. È in diretta sui social, su Instagram, su Facebook. Quindi la possibilità anche commentando semplicemente durante la diretta di fare un'offerta. Bello. Ecco, che dacci un'idea di quelli che sono gli oggetti che vengono venduti all'asta. Allora, se volete un'idea più chiara potete andare sul sito, sulla mia pagina e scaricate il catalogo. Sono, ci sono oggetti, tutti. Arte, curiosità, giocattoli d'epoca, e anche tre pezzi di antiquariato locale, perché sono una scultura in alabastro del 400, un piatto senese del 500, insomma ci sono anche oggetti abbastanza difficili da reperire. Esatto, difficili, rari, pregiatissimi, e che possono davvero essere un'idea super originale e bella, insomma, per insomma, un regalo di Natale. Lo ricordiamo, c'è veramente di tutto da collezione, insomma, modernariato. Tu hai, Emanuele, parlo con te, ma immagino insomma non sei il solo nel negozio ad avere questa grande passione per la collezione, no? Di oggetti antichi. Sì, ma il mondo è vastissimo e si colleziona veramente di tutto, quindi certe volte mi capita di scoprire nuovi oggetti e nuovi collezionisti, delle cose più impensabili, anche dei tappi di spumante. Bello. I vecchi, i soldatini, tessere di qualsiasi tipo. Sai che questa mattina, Emanuele, ti interrompo per dirti che leggevo che c'è un collezionista che ha trovato oltre 400 letterine inviate a Babbo Natale dei primi del Novecento. Quindi quello è un oggetto che secondo me ti potrebbe piacere. Che meraviglia. È bellissimo. Tra l'altro erano molto curate, tutte con una grafia perfetta, perché c'era una ricerca, e questo me lo confermi anche negli oggetti, anche in quelli che sono i manufatti. C'era un'attenzione in più, dai, che oggi purtroppo abbiamo un po' perso, vero? Sì. Poi l'albero di Natale io usualmente in galleria lo arredo sempre con cartoline inizio Novecento natalizie. Bello. Sono deliziose. Sì, ci credo. Allora, invitiamo tutti, ripetici le coordinate. Domani sabato, quindi sabato 21 a Galleria 900 in via Pantaneto 63 a partire dalle 17. Vi invitiamo a partecipare, perché poi insomma vedere gli oggetti proprio insomma lì dal vivo è meglio, insomma, anche perché chiaramente l'input è stato quello della beneficenza, però nel frattempo uno si porta a casa anche un bell'oggetto. Esatto. Perché no, non ci sta male. Senti, allora, come sempre, e oggi attenzione Emanuele, concentrati bene, perché è l'ultimo desiderio che ti chiediamo. Se davvero potessi sceglierlo ora, quale desiderio vorresti trovare realizzato sotto l'albero di Natale?
Negli altri desideri sono stato un po' pragmatico, qui vado molto più sul sodo. Desidererei tanto, tanto, tanto avere un super potere che mi permetta di non ingrassare durante le vacanze. Un metabolismo veloce! Vuoi il metabolismo veloce? Vuoi il regalo di tutte le donne, allora? Senza dover andare in palestra, ma... Ah, ecco. Perché ti stavo per dire, guarda che il tuo è realizzabile, il desiderio, però con un pizzichino di fatica. Tu lo vorresti senza durare fatica. Esatto. Ok, non male. Poi se ti arriva dici, insomma, come hai fatto e magari diffondiamo la voce. Grazie Emanuele, ti abbraccio fortissimo, ma nell'abbracciare te abbraccio anche tutta la Galleria 900 e invitiamo davvero a partecipare a questa bella asta a partire dalle 17 domani in via Pattaneto 63. Grazie di essere stato con noi, è stato un vero piacere. Grazie. Auguri di cuore, ciao Emanuele, un abbraccione. Allora noi ci ascoltiamo un bel dischetto, Dario.